Amici carissimi di Nato Gazzurra e Meteo Brollo, buongiorno a tutti e buon ponte dell'Immacolata. Dunque, la perturbazione che è entrata sul nostro territorio nella tarda serata di ieri e nottata ha portato i suoi massimi effetti e li sta portando tuttora nella parte occidentale e tirrenica italiana, e lì lo farà con venti piuttosto sostenuti e lo saranno ancora di più domani, naturalmente con venti occidentali piuttosto tesi e via via anche più freddi. Quindi su quelle zone i massimi effetti, con mareggiate sui versanti esposti, ma naturalmente sulle nostre zone gli effetti saranno molto scarsi. Anche le temperature non subiranno grandi evoluzioni, anzi con l'aumento del soleggiamento giornaliero produrrà anche effetti, diciamo, di aumentare le stesse temperature, specie nella parte, diciamo, centrale della giornata. Il susseguirsi di perturbazioni sempre di stampo occidentale portano effetti soprattutto su quella zona. Dopodiché cosa vediamo? Vediamo che dopo una domenica abbastanza tranquilla e soleggiata le correnti tenderanno a disporsi dai quadranti più settentrionali, quindi apportando una fase più fresca di quello che sta avvenendo in questo momento. Ma ci aspettavamo qualcosa di più, invece l'Italia rimarrà ancora una volta ai margini di questa, diciamo, entrata in scena artica, quindi veramente rimarremo ai margini, anche se effettivamente avremo temperature minime che si porteranno tra gli 0 e i meno 1, specialmente da martedì in poi. Un periodo più fresco, ma non così freddo come noi ce l'aspettavamo la settimana scorsa. Questi sono gli incerti della meteorologia, la quale meteorologia stessa non è mai certa. Quindi vi auguro qui una buona giornata a tutti e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.